una mappatura dei servizi pubblici e del privato sociale che sul territorio regionale si occupano di offrire accoglienza, consulenza e tutela alle donne vittime di violenza di genere. È la finalità del progetto Piemonte in rete contro la violenza sulla donna, promosso dalla Consulta femminile regionale con l'associazione TAMPEP. I risultati della rilevazione sono stati presentati a Palazzo Lascaris durante una conferenza stampa. Stiamo valutando veramente tutto il lavoro fatto per monitorare un pochino la situazione e darci dei dati su cui poi partire per ampliare queste possibilità. Siamo tutte d'accordo su questo grande sostegno al femminile e su questa lotta che è un problema veramente che affligge tantissime donne. Infatti dai dati statistici ce ne siamo accorti come emergono delle realtà di cui non eravamo a conoscenza e speriamo di andare avanti a sviluppare nuove iniziative per lavorare comunque tutti insieme. Quali sono i risultati più significativi emersi da questo monitoraggio sulla violenza di genere? Ma dunque, direi da una parte il fatto che il territorio della regione Piemonte non è coperto tutto nello stesso modo. L'aspetto della grande presenza di lavoro volontario all'interno dei soggetti del privato sociale soprattutto che si occupano di violenza di genere e il fatto che ci siano delle buone prassi consolidate di lavoro ma che indubbiamente abbiamo bisogno di consolidare, di allargare la rete che metta insieme tutti i soggetti del territorio impegnati sulla questione della violenza.